Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma credo che sia stato un passaggio inopportuno, tra l'altro su un ordine del giorno presentato dalla maggioranza, perché la firma su quell'ordine del giorno era di Maurizio Lupi, che chiedeva la parificazione di una serie di istituti al Senato da parte della Camera, che come è noto ha stipendi più alti, hanno, i gruppi funzionano con più risorse, i gruppi parlamentari eccetera. Quindi diciamo è stato inopportuno perché non credo che questo sia un tema per noi importante. Io penso che il tema vero sia quello di oggi, dove sono reduce dalla Camera dal voto con il quale la maggioranza, la destra, ha rinviato la decisione sul salario minimo, quando questo Paese non solo ha il problema del reddito di cittadinanza di cui avete parlato e di cui parleremo, certo, ma anche il problema di avere la povertà in chi lavora, tra chi lavora. Parliamo di oltre 4 milioni di lavoratori che prendono meno di 9 euro. Allora, se noi stiamo dentro a questa battaglia, io sono convintissima che sia la battaglia giusta, lo sono sempre stata. Non possiamo distrarci con affermazioni così inopportune e lontane dalla vita delle persone. Allora, visto che è stato votato